con grande, grande piacere che torniamo a salutare Tiziano Pesce, presidente nazionale WISP. Ciao Tiziano e grazie ancora per aver accettato il nostro invito. Ciao Ugo, buongiorno a tutti i tuoi radioascoltatori, grazie a te come sempre dell'attenzione che non fai mai mancare allo sport di base, allo sport sociale, Ugo. Ma perché noi abbiamo questo vizio, ci piace lo sport che parte così dal basso, ma non per partito preso, perché tutto parte da lì, tutto parte da lì, e perché poi insomma lo diciamo sempre, lo sport di base è quello che per il primo incontri quando devi far fare sport appunto ai figli, ai nipoti, eccetera, 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 o magari organizzargli, e quest'anno insomma qualcosa si muove, un bel campo estivo, una bella attività estiva che sia sì fare sport, ma sia essere insieme agli altri, far socialità, crescere. E la WISP insomma ha quel bollino, no, di autenticità e di forza che fa sì insomma che la proposta sia molto interessante. Tiziano. Grazie Ugo, sì, diciamo che sono giornate molto intense, settimane molto intense per l'intera rete associativa della WISP, ovviamente a partire dai nostri comitati territoriali, ma anche con le migliaia di associazioni sportive che vedono nelle prossime settimane, ecco, una ripartenza, la speranza di una ripartenza concreta, e visto il periodo siamo al lavoro per essere pronti a dare il via ad una nuova stagione di centri estivi, campi estivi, caratterizzati sempre dalla polisportività, dalla multisportività. I nostri centri estivi sono appunto, come li definiamo da un po' di tempo, multisport sul territorio. C'è tanto entusiasmo e c'è soprattutto tanto impegno per garantire la qualità di sempre, ecco, con la speranza di poter ripartire veramente verso una nuova normalità di cui tutti abbiamo bisogno, ma soprattutto i nostri giovani, i bambini e gli adolescenti, con un obiettivo sempre importante che è quello di promuovere il diritto all'accesso alla pratica sportiva, il diritto al gioco. E ovviamente tutto questo basato su percorsi di educazione anche non formali, basati appunto sullo sport. Dicevo, un grande lavoro in queste settimane della nostra rete associativa, soprattutto anche sul garantire educatori sportivi, tecnici formati, e ovviamente sempre alla ricerca anche di proposte di attività innovative e includenti. Ma come funziona, se posso chiederti, insomma, a grandi linee, il tra virgolette il campo estivo, insomma, ricordo un po' le cose militari, si dice campo estivo, è legato evidentemente all'attività sportiva. Ma diciamo che è difficile sintetizzare in un format, ecco, la proposta, che è veramente ampia. No, anche variegata. Perché questo, aspetta che lo dico io questo, tu programmi, poi arrivano i ragazzi, se succede, non dico il finimondo, ma devi comunque adattare la tua proposta, perché arrivano anche a volte davvero con una grande forza, anche di proposta magari proprio, di dello stare insieme, di organizzarsi, no? L'importante è saperli in qualche modo indirizzare. Sì, proprio così Ugo, hai toccato un punto per noi fondamentale. Ovviamente quest'anno, come l'anno scorso del resto, avremo una grandissima attenzione non solo al rispetto di tutti i protocolli di sicurezza, sono state emanate anche attraverso un'ordinanza negli ultimi giorni, un'ordinanza del Ministero della Salute di concerto con il Ministero delle Pari Opportunità e della Famiglia, linee guida molto precise che ovviamente vanno ad aggiungersi ai protocolli che già organismi sportivi come la WISP adottano, in questo caso nel rispetto delle linee guida sulle attività sportive di contrasto al coronavirus. Quindi in questa ovviamente cornice c'è molta poi coprogrammazione e coprogettazione, non solo con le reti sociali del terzo settore, per andare a prendere questa grande opportunità che abbiamo all'interno delle reti sociali, ma diciamo che c'è una vera e propria coprogrammazione e coprogettazione, direi quotidiana, con i ragazzi che sono assolutamente protagonisti delle nostre attività. Dicevo, è difficile sintetizzare un format. Beh, già questo che ci hai detto è già importante, sì. Comunque perché Ugo c'è molta specificità sul territorio. Sono centri estivi che solitamente
occupano la settimana dal lunedì al venerdì, dalle prime ore, sostanzialmente dalle 8 del mattino sino alla metà del pomeriggio, ma abbiamo anche alcune esperienze, quest'anno ovviamente in maniera molto, molto minore, anche di centri estivi che prevedono anche un pernottamento, quindi delle vere e proprie settimane sportive. Un grande lavoro, come non mai quest'anno, è portato avanti proprio nel rapporto con le reti sociali del territorio e nel rapporto con le istituzioni scolastiche. Ovviamente quest'anno c'è grande attenzione anche dal Ministero dell'Istruzione, dal Ministero che ho già citato delle pari opportunità della famiglia. Ricordiamo tutti l'impegno del Ministero dell'Istruzione sul piano estate. Anche sì, per arrivare infatti anche questa mattina il ministro dell'istruzione parla appunto della torna ancora su questa possibilità in qualche modo di organizzare un'estate un po' diversa per, non dico recuperare quello che si è perso, ma insomma per far sentire che la scuola c'è anche nei mesi estivi. Sì, Ugo, e poi c'è il tema ovviamente del sostegno, di come sostenere le famiglie in questo periodo davvero, davvero complicato. La WISP da sempre mette grande attenzione non solo sulle proposte educative, sui programmi delle attività, ma anche sulle quote di accesso, sulle quote di partecipazione ai centri, che hanno sempre un valore molto, molto sociale. Quest'anno ovviamente l'invito che possiamo fare alle famiglie è quello di rivolgersi ai nostri comitati, alle nostre società sportive, per avere notizie di quelle che sono le agevolazioni, a volte locali, promosse dalle regioni, dalle amministrazioni comunali del territorio, ma notizie appunto delle ultime ore rispetto alle misure del cosiddetto decreto sostegni bis. In arrivo ci sono 135 milioni per realizzare proprio opportunità educative rivolte ai figli, un finanziamento che sosterrà i comuni a partire dal prossimo 1 giugno, ma proprio per tutte quelle attività portate avanti in collaborazione fra enti pubblici e proprio soggetti del terzo settore, quindi associazioni non profit, e in questo caso appunto la rete associativa dell'WISP sarà molto attenta, ecco, per sostenere le famiglie anche da questo punto di vista, per accompagnare le famiglie per usufruire, ecco, di queste agevolazioni che sul territorio saranno previste. È veramente un momento di passaggio, si cerca di tornare alla normalità, ma non si può non vedere quelle che sono le ferite che sono state create da questa pandemia, i segni che anche i nostri ragazzi, i nostri nipoti, i nostri figli portano dopo questo lungo stop. L'intervista alla quale facevo riferimento è quella proprio di Bianchi al Corriere della Sera di questa mattina, che dice quasi 6.000 sì dalle scuole per le attività anche in estate. Insomma, c'è bisogno, no, di accogliere e in qualche modo di rassicurare di nuovo, di riportare, come ho detto prima, la normalità ai nostri ragazzi. Assolutamente, c'è proprio bisogno di questo, c'è bisogno di incontro, c'è bisogno di socialità e c'è bisogno, ovviamente, diciamo con forza dal nostro osservatorio, di movimento, c'è bisogno, ecco, di ritornare a promuovere sport proprio per il benessere psicofisico, a maggior ragione dei nostri ragazzi. Facevi la battuta, ma come dire, che è una battuta molto seria, il tuo piacere lunedì di ritornare in palestra, ecco, registriamo proprio questo grande desiderio e lo stiamo registrando proprio anche nei nostri, soprattutto fra i nostri giovani. E questo è un bel segnale, anche perché se da una parte appunto c'è questo desiderio, dall'altra veniva fuori anche, no, insomma, sentendo chi lavora con i giovani eccetera, anche un po' il timore che però tutto questo stop in qualche modo abbia anche un po' disilluso, se non allontanato, alcuni dalla pratica sportiva. Infatti quest'estate diventa ancor più fondamentale, con l'obiettivo ovviamente per tutti noi, per l'intero mondo della promozione sportiva, di partire con una stagione, non sarà sicuramente, diciamo così, tra virgolette, normale al 100%. Beh, certo. Ma l'obiettivo è quello, ecco, col prossimo autunno, di ritornare nei nostri impianti, di ritornare nelle nostre palestre attraverso la promozione di qualsiasi disciplina sportiva. Diciamo che l'estate sarà per tutti noi, ecco, un bel banco di prova, ma soprattutto sarà un momento importante per riavvicinare i giovani alle attività sportive. E noi abbiamo anche l'ambizione, ecco, di,
di avvicinare anche per la prima volta, oltre che riavvicinare, avvicinare anche per la prima volta nuovi praticanti, perché no? È un bel augurio, e con questo concludiamo. Grazie a Tiziano Pesce, presidente nazionale della WISP. Ti aspettiamo ancora qui per parlare di questi temi. Intanto buon sabato e grazie ancora per aver accettato il nostro invito. Grazie ancora a te, Ugo, e permettimi di salutare attraverso te Silvia Salis, la neo vicepresidente vicaria del CONI, che so sarà tua ospite. Un'altra genovese lo so che stiamo facendo il club dei genovesi, però ragazzi, se siamo richiesti, in particolare no, hai fatto benissimo, un saluto. Tra l'altro una cara amica che sicuramente farà molto bene anche in questo nuovo delicatissimo importante ruolo, e che ha già, come dire, manifestato anche in queste prime settimane attenzione verso la promozione sportiva. Quindi l'augurio mio è doppio nei suoi confronti. Allora. Sei anche un po' interessato, giustamente. finalmente, verrebbe da dire. Grazie Tiziano, a presto! Un abbraccio, a presto!